Per qualche mese, grazie a Roma Capitale, un po' la polemica Napoli si è vista un po' rubarsi la scena dal punto di vista delle notizie in negativo sulla malavita, sulla camorra. In questi ultimi giorni è tornato un po' alla ribalta il tema della complessità della città di Napoli, sia per fatti di cronaca, perché si è ripreso un po' a sparare allegramente per la città, sia per una polemica che ha visto protagonisti il presidente della commissione antimafia Rosy Bindi, che è stata anche un po' mal interpretata, in un certo senso strumentalizzata su alcune parole, rispetto ad un'ipotesi di, diciamo, di DNA camorristico ci sarebbe nella città di Napoli. In questa polemica poi è intervenuto anche Roberto Saviano, che come esperto di settore, lamentando una situazione per cui ci sarebbe questa volontà di silenziare, di silenzio, di fare silenzio sulla malavita, sulla situazione napoletana e sulla camorra, e questo silenzio naturalmente porta ad danneggiare la lotta alla criminalità organizzata. Geppi, mi sembrano da questo punto di vista due posizioni, forse da un certo punto di vista due punti di vista che hanno delle debolezze entrambi, perché anche la posizione di Saviano, comunque la teoria dell'esternazione o comunque del non silenzio, di non silenziare una certa situazione napoletana, non è che ha portato nella lotta alla criminalità organizzata questi grandi risultati. È evidente che il problema è complesso e atavico, e che ha comportato degli errori che comunque sono decennali, e in questo caso ritorniamo al discorso anche qui della società delle conseguenze, cioè quello che accade oggi, come spesso tu vai dicendo, è il frutto di situazioni che si sono incancrenite e cristallizzate nel tempo. Come la vedi la situazione in questo momento, alla luce appunto di queste ultime polemiche che hanno visto di nuovo la città di Napoli al centro del dibattito anche politico? Allora, dei vari elementi che hai posto in campo, gradirei fare un attimo una divisione per temi. Innanzitutto voglio dire che ho trovato assolutamente sgradevole questa polemica nei confronti della Bindi. Lo dico da persona che non è entusiasta della Bindi, perché credo che in buona sostanza la Bindi non suscita simpatie per le cose che le dice e per come le dice. Ma in questo caso la poverina non ha fatto altro che ribadire che la città di Napoli ha come proprio elemento costitutivo la camorra. È un dato di fatto, basterebbe soltanto fare un'indagine sui dati finanziari e economici della città per scoprire che larghi settori del commercio, della finanza, sono in mano alla camorra. Questo è un dato di fatto, quindi si è limitata a fare questa osservazione. Non ho chiaro perché abbia ritenuto di fare questa osservazione, forse perché doveva andare con la commissione antimafia a Napoli, forse perché faceva parte del lavoro che stava svolgendo, non lo so. Fatto sta che adesso ha incominciato con questa puntualizzazione che mi sembrava fosse un dato di fatto, cioè che Napoli ha un elemento, non è che abbia detto come taluni, poi si sono indignati, è intervenuto... Vabbè, hanno messo in bocca anche una parola. Certo, detto, ma voglio dire anche... vabbè, c'è da dire che a riscatto della Bindi è che è intervenuto De Magistris contro, e quindi la Bindi ha avuto una solida argomentazione, perché De Magistris ogni volta che porta un proprio contributo sembra favorire l'interlocutore che gli sta di fronte. Ma nel caso specifico la Bindi non ha detto che il DNA dei napoletani in termini lombrosiani antropologici è un dato di fatto. Ha constatato uno stato di fatto degli equilibri socio-economici di una città che vede fortemente la presenza della camorra, e quindi ha parlato di elemento costitutivo, è un dato di fatto, elemento costitutivo che si è allargato, abbiamo visto. Ciò detto e ciò ribadito, hai fatto bene a mettere in evidenza un altro aspetto. Evidentemente Saviano ha anche lui ragioni da vendere quando dice che è stato un travisamento. Si apre invece un'altra riflessione circa le modalità sull'oscuramento o no dei dati di fatto. Innanzitutto c'è poco da oscurare. Se poco poco ci si prende la briga di andare a vedere, casomai attraverso la rete, internet, il quotidiano della città, il quotidiano per eccellenza, Il Mattino, si scorge che 7 giorni su 7 il giornale apre in prima pagina con un delitto che
porta la notizia di cronaca in prima pagina. Lo fa perché naturalmente è il quotidiano della città, ma perché quelli sono i termini dell'agenda della città, un'agenda tragica, terribile, dentro la quale si intrecciano tanti altri fattori, tra cui quello relativo proprio alle modalità della composizione del quadro anche di potere e di potenza della Camorra. Per esempio è abbastanza evidente che si sono affacciate nuove generazioni ancora più violente, ancora più piene di contenuti drammatici, oltre che naturalmente nutriti di un'ignoranza clamorosa che naturalmente pone in evidenza come una grande metropoli viva una vita marginale nel contesto nazionale. Viva una vita marginale sia perché nel tempo sul piano nazionale Napoli è stata marginalizzata, sia perché si è marginalizzata e anche perché nessuno dei soggetti che hanno governato Napoli hanno saputo dare un profilo della città, cioè come una città che ha l'orgoglio, una tradizione di 2000 anni, che ha dentro di sé un patrimonio culturale immenso, che ha dato i natali a personalità intense di grande valore mondiale, sia stata ridotta ad essere un luogo di mortagora, cioè di completa assenza di luoghi di produzione, di analisi, di riflessione, di elementi in quanto tale. Però hai detto una cosa che io condivido appieno, cioè che l'oggetto non può essere adesso trasformato nella patetica rappresentazione per cui i sindaci non vogliono che venga fatta la ripresa, si farà da un'altra parte, la città verrà intuita lo stesso. Parli della questione di parlo della città della ripresa che tu dicevi prima, del telefilm, del fiction Gomorra, che in qualche misura prende il riferimento a che cosa? Prende il riferimento al libro di Saviano, su cui poi vorremmo dire alcune piccole cose. E voglio dire che questa impostazione non serve, non ha ragioni di essere. Ci sarà pure la stimolazione che deriva dalla fiction, per cui alcuni giovani hanno la tentazione di dar corpo, ma quella è una tentazione che già è nell'atto costitutivo del modello dialettico drammatico della città. Per cui non so quanto sia utile che i sindaci, per arginare questo fenomeno, invece di provvedere a portare il gradiente delle loro città ad un livello di dialettica, casomai intervenendo sui fenomeni che sono di loro competenza, non è che possono intervenire, però potrebbero per esempio sviluppare un lavoro intenso sul miglioramento della vita cittadina, dei luoghi dove in qualche misura si forma anche il processo collettivo, cosa che regolarmente mancano, sono città in qualche misura abbandonate, dove prevale un livello di rifiuti piuttosto intenso, dove il vissuto collettivo non è mai assicurato da una gestione amministrativa negli ambiti, ripeto, delle competenze che spettano al dato amministrativo. Per cui questo orgoglio che viene tirato fuori è un orgoglio ancora più patetico, perché non dà risultati significativi. Diventa invece però interessante, a proposito sempre della riflessione che abbiamo ribadito, io condivido, perché sulla storia della Bindi c'è poco da discutere. La Bindi è stata diciamo anche malevolmente travisata e quindi in buona sostanza quando Saviano dice che c'è stato un travisamento non si può che condividere. Piuttosto Saviano aggiunge con una sua nota che il suo libro Gomorra è stato tra virgolette marginalizzato, mi pare giusto vedere il contrario, e questo è un fatto su quale bisogna riflettere. Saviano dice che c'è sempre stata un'idiosincrasia nei confronti di Gomorra. Ora ricordiamo un po' anche la storia di Saviano. Amato Lamberti, nostro grande amico, che produce l'osservatorio sulla Camorra con un lavoro sociologico degno, importante, in cui incomincia ad analizzare i fenomeni, rifornisce la collettività di elementi di riflessione che non sono casuali. Dentro a questo osservatorio della Camorra c'è anche il giovane Saviano, il quale giovane Saviano fa il suo lavoro abbastanza discreto, scrive le cose che scrivono tanti altri giovani del. Poi improvvisamente alcuni dei suoi scritti, poi caricati, diventa un libro che viene lanciato da Mondadori con un investimento cospicuo anche in termini di immagini, quindi altro che ridotta illuminazione, con un'illuminazione piuttosto significativa. Tant'è che Saviano diventa un eroe, e giustamente lo diventa, perché nel momento in cui Saviano mette a disposizione se stesso in questa chiave è anche costretto a rivedere il suo progetto di vita, è costretto a vivere sotto una scorta, blindato. Questi sono aspetti umani che non possiamo non, dai quali non possiamo non far pervenire un livello di solidarietà nei confronti di Saviano. Però Saviano diventa anche un mito,
una specie di oracolo vivente, dentro al quale casomai Repubblica, la Feltrinelli si buttano a babbo morto e ci costruiscono la loro trama politica dialettica. Questa è la storia, se vogliamo discutere, nella quale abbiamo ribadito tutti i meriti, tutti i dati di sofferenza, tutti i riconoscimenti, ma anche le storie che in qualche modo si vengono a formare all'interno di questa dinamica. Improvvisamente abbandona la Mondadori, va lì alla Feltrinelli, va lì a Repubblica, viene addirittura individuato, si vociferava, dal Deus Ex Machina di Repubblica, che l'imprenditore illuminato, tra virgolette, De Benedetti, come impossibile capo di governo. Mi sembra un po' esagerato, nonostante tutto, rispetto proprio all'impianto delle cose che dici, 90% delle quali condivisibili, ma il 90% anche un po' ovvie, nonostante tutto. Quindi in questa scenografia io ho cercato di ricostruire i tasselli, ma senza dimenticare che affrontare la questione drammatica di una capitale, quale è appunto Napoli, perché resta una capitale del Sud, in uno stato di depressione, di declino drammatico del Sud, testimonia che cosa? Testimonia che manca una riflessione seria anche in termini intellettuali su quello che può essere una prospettiva da dare a questa città. Napoli manca di un proprio progetto, non è stata capace di produrre, in fondo, scusa l'immodestia, anche noi siamo napoletani e non stiamo a Napoli, eppure abbiamo dedicato molto a quella città. Non abbiamo avuto spazi di praticabilità. Questa assenza di praticabilità cosa connota? Connota che i soggetti dell'informazione, i soggetti della finanza, i soggetti dell'impresa, i soggetti del commercio sono legati a un cortocircuito interno dal quale non ci sono gli elementi su definire una ipotesi di e una prospettiva di uscita dalla crisi. E questo è un dato di fatto su cui bisognerebbe riflettere. Per cui io suggerirei con molta umiltà al mito saviano di utilizzare l'illuminazione forte che ha, illuminazione che si è conquistata tutta illegittimamente, perché metta in campo delle prospettive di analisi un po' più solide, un po' più adeguate al ritmo della situazione, perché questa lunga carta di dolenze, questa lunga carta di ovvietà, questa certezza che lui stesso ha reso visibile della presenza nel tessuto connettivo di Napoli della Camorra, andrebbe contrastata con un progetto politico di cui lui, che è diventato veicolo politico, è diventato riferimento politico, si è in qualche misura, è stato costretto a diventare, non so, certo, sicuramente ne ha visto ridotta la propria capacità di espressione come soggetto, vive una vita blindata, però vive anche una vita di grande rappresentazione a New York, in tutto il mondo, è una icona della libertà, è una sorta di Mandela, un uomo di denuncia, ma manca la proposta. Resta un uomo di denuncia, ma probabilmente il poverino è stato e viene caricato dentro una prospettiva che non intende neanche voler esprimere, perché lui delle volte dice delle cose qualche volta ovvie, ma decisamente puntuali e direi al 100% condivisibili. Però non è un caso che l'illuminazione l'abbia lui, che pure abbiamo detto paga dei prezzi eccetera, e non è possibile far veicolare altre ipotesi che siano di politicamente e progettualmente di contrasto. Se ci fosse una linea politica del genere, un Saviano avrebbe una voce autorevole e la sua ricaduta avrebbe effetti proprio nel processo di realizzazione di un cambiamento nella città. E in quest'ottica, diciamo, fra un po' Napoli sarà chiamata anche al rinnovo del Consiglio Comunale, tra un po' anche insieme alle altre città. Pare che comunque non si intraveda uno spiraglio, c'è De Magistri che probabilmente tenterà di ricandidarsi. Nel senso che comunque si fa paladino del cambiamento, anche se poi in 4 anni non è che siano cambiate molto le cose, in certi aspetti sono anche peggiorate. Però, parlando appunto di Saviano, che resta una persona che denuncia, ma poi comunque non si intravede la proposta politica, addirittura si parla di un ritorno di Bassolino, comunque alla fine la classe dirigente napoletana resta comunque di livello abbastanza basso e quindi incapace di poter dare uno slancio e cambiare, che poi se non altro è ciò che accade anche in parte a livello nazionale. Napoli insomma sembra essere, da un certo punto di vista, come al solito il classico bubone che cresce, però poi dopo è la manifestazione di una malattia che è una malattia poi nazionale.
tant'è vero che qualsiasi emergenza o così tale che si verifica a Napoli, tempo un anno o due, diventa di livello nazionale. L'abbiamo visto per esempio con Roma, comunque la questione dell'emergenza immondizia e quant'altro. Allora, guarda, innanzitutto voglio dire che le risposte di governo rispetto a Napoli sono qualche volta anche un po' patetiche, perché a fronte dell'innalzamento dei delitti per strada e dei rischi che lo stesso cittadino corre camminando ed è in qualche misura coinvolto in una sparatoria tra un gruppo di delinquenti assassini pervertiti, il ministro dell'Interno risponde che manda 50 persone in più. Cioè, veramente credo che se lui operasse e tacesse rispetto a queste cose sarebbe già meglio, perché dire che manda 50 persone è proprio dire va bene, abbiamo questo piccolo gruzzoletto, lo mettiamo, cazzate, come purtroppo molto spesso ci ha abituato l'Alfano destrorso in un governo di sinistra che però è ritenuto dalla sinistra un governo di destra, insomma, in linea con la chiarezza e la limpidezza delle dialettiche italiane. Quello che però mi pare vada sottolineato è che la non produzione di potenziali riferimenti progettuali è perché Napoli respira in punto più avanzato proprio il declino complessivo dei luoghi formativi di azione politica e di progetto politico. Basterebbe solo pensare che il Partito Democratico, che è il maggior partito italiano, è il partito del Presidente del Consiglio, è stato il partito che nella precedente consigliatura ha fatto un casino al suo interno tale per cui sono arrivati a fare una sorta di patetica rappresentazione con primarie, per arrivare poi a una candidatura esterna che era quella di un prefetto che in qualche misura non era in condizione di poter esprimere, e comunque hanno lasciato via libera a De Magistris, il quale adesso potrà fare di tutto, e lo farà, è anche legittimo che lo faccia, ma sicuramente non potrà essere uno che si propone come il nuovo. Viva Dio, è stata un'intera consigliatura, quindi qualcosa dovrà pure inventare per non riproporre questa sciocchezza che lui è il nuovo rispetto alla situazione. Anche se c'è da dire, parlando della complessità di Napoli, bisogna anche dire che a volte anche in Italia il dibattito politico si dà troppo, non per difendere De Magistris o in generale l'istituzione del sindaco, però forse si dà una responsabilità al sindaco, diciamo, dei mali di una città che è superiore ai compiti o comunque al potere che ha effettivamente in una città. Alla fine, cioè, no, ci si occupa di traffico e di servizi pubblici, poi per il resto, diciamo, a cominciare dall'ordine pubblico o comunque dalla criminalità, non è che poi questo sindaco ha il potere di poter agire o di incidere in qualche modo sulla città, per non parlare anche della questione economica, a livello imprenditoriale o del tessuto, diciamo, produttivo di una città. Ecco, forse si sopravvaluta la capacità. No, non è il mio caso. Parlo in generale della polemica. No, io dico nella polemica che si attarda in questo tipo di. Riduce tutto al fatto che il sindaco, però alla fine il sindaco non è che. Chiarito che questo ragionamento è condivisibile, il punto fondamentale è che non è vero che il sindaco non abbia una forza e un'autorevolezza, avendo addirittura in termini di legittimazione un'investitura diretta che viene dalla legge elettorale. Quindi vuol dire che il sindaco può anche in qualche misura fissare dei parametri. In fondo, se ci pensi bene, io non è che condivida tutto, ma lo stesso De Luca a Salerno è diventato il sindaco sceriffo perché ha avuto una intensità politica di imporre determinate cose. Ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, questo diventa secondario. Quindi voglio dire, se andiamo in filigrana a ragionare, vediamo che il punto di legittimazione nell'atto, diciamo, di essere un soggetto di indirizzo non ci disgiunge dai problemi reali che i sindaci hanno, che sono problemi economici, che sono problemi di relazioni con lo Stato centrale, la gestione dell'ordine pubblico, della stessa sanità. Questi sono aspetti sicuramente rilevanti, ma è altrettanto evidente che il problema che miravo a mettere in evidenza è un altro. Intendo dire che affrontare la questione Napoli significa anche selezionare un modello di identificazione di leadership che manca completamente. Il PD fa il casino nella scorsa consigliatura, fa vincere De Magistris, se ancora adesso non è in grado di stabilire chi può essere un interlocutore. In 4 anni non ha formato una classe dirigente. Perché è un partito che non esiste. Il problema è che il PD a Napoli come a Roma non esiste, è una formazione di aggregazioni di due
gruppi di potere che vivevano sia a Roma che a Napoli, di matrice post-democristiana e post-comunista, con alcuni addentellati marginali, e non sono in grado di elaborare una dialettica interna che possa fornire una risposta che sia credibile. E questo perché la città, e mi dispiace dirlo, è una città morta. Qual è il dibattito politico che si forma a Napoli? Quali sono gli elementi che in qualche misura interagiscono con la situazione, capaci di avere anche nel magma, diciamo anche infame della città, delle condizioni di visibilità credibile? In fondo anche nelle stagioni terribili Napoli è riuscita ad esprimere qualità intellettuale, identificazione di modelli di analisi che erano piuttosto significativi, ha dato corpo a leadership significative. Questo è accaduto, ahimè, perché è stata desertificata non soltanto attraverso l'antipolitica, ma attraverso un lavoro sistematico dell'eliminazione di tutti i luoghi e i soggetti che potrebbero fornire questa cosa. E per concludere dico che uno di coloro che hanno contribuito in modo massiccio a quest'opera di desertificazione è proprio quel Bassolino, che oggi ha gli spazi di praticabilità per potersi ripresentare, e non ingiustamente, essendo stato uno che ha fatto il sindaco, riconosciuto da molti come uno che aveva fatto delle cose positive. Ma questo ti dà la misura della scheletricità della situazione, della preoccupante prospettiva che incombe su Napoli e della situazione che evidentemente, a mio avviso, non si risolve con polemiche inutili e superflue, quale quella che vengono scatenate contro la Bindi, o con atti di orgoglio e diciamo lesa maestà che viene manifestato sia dal sindaco che anche dal governatore, ma attraverso una capacità di mettere in campo delle energie progettuali che purtroppo, abbiamo già ribadito, non si intravedono, ma che invece potrebbero essere ripescate proprio cambiando l'approccio alle dinamiche con cui la dialettica politica e anche sociale si realizza. Va bene, chiudiamo qui questo appuntamento con Maledetta Politica. Alla prossima volta.